Buongiorno ragazzi, oggi voglio farvi vedere come realizzo io una lenza a occhioni in modo semplice e veloce. Ecco cosa useremo per realizzare questa lenza: degli ami, delle palline che si trovano facilmente un po' dappertutto, del filo. Come madre useremo un 70 e come braccioli useremo un 60. Questo è un filo molto economico, un 70 lo troviamo un po' dappertutto, trasparente. Cominciamo a realizzare la nostra lenza inserendo per prima cosa le nostre palline. In base alle palline che inseriremo saranno gli ami che poi verranno messi, applicati ai braccioli. In questo caso noi ne metteremo 10. Allora, vi faccio vedere un po' come la costruisco io, in un metodo molto pratico e veloce. Cominciamo a fare un 3 nodi, 1, 2, 3, e andiamo a tirare. Bagneremo un po', ma in questo caso non c'è bisogno perché è una prova. Andiamo a fare il secondo. 1, 2, lo portiamo molto vicino all'altro, più possibile. Vediamo che scorre e gira su se stesso. Molto semplice e veloce e pratico, senza bisogno di girelle, e un'altra cosa sottolineare, molto economico. Ragazzi, la distanza tra una pallina e l'altra deve essere di un 35 cm, io ho scelto questa distanza, ma voi potete scegliere a piacere vostro la distanza, o più o meno, ma non esagerando. Questa è una base, 35 cm, poi qualche centimetro, 5 cm in più, 5 cm in meno, non succede niente. Adesso continueremo con realizzare i braccioli che poi andremo ad applicare su le nostre palline. Un risultato così. Cominciamo ad attaccare l'amo in un modo molto semplice, a 8. Bagniamo un po' e chiudiamo. Tagliamo l'eccedenza e adesso lo taglieremo a 30 cm circa. Prendiamo la lenza madre adesso e andiamo a inserire il bracciolo che abbiamo realizzato, ripeto, di 30 cm. Andiamo a inserire dentro al foro e adesso faremo 4 nodi, 1, 2, 3, 4. Tiriamo, bagniamo un po'. Tiriamo il tutto, tagliamo l'eccedenza e la nostra lenza per occhioni, mubi e quant'altro è pronta. Io e il mio canarino vi salutiamo, alla prossima.